Ciao a tutti, oggi sono qui per parlarvi di Agua Ploma, il mio nuovo romanzo in uscita con DZ Edizioni. Ringrazio molto DZ per avermi appoggiato in questo progetto a cui io credo veramente tanto. In Agua Ploma io parlo dei cimiteri di Croci Rosa messicane, che sono luoghi di memoria nati per ricordare le donne assassinate nella città di Ciudad Juárez, al confine nord tra Messico e del Messico, tra il confine tra Messico e Texas e Stati Uniti. Stiamo parlando dal 1993 ad oggi di circa un migliaio di donne assassinate, anche se il numero non è accertato perché le indagini non sono mai state compiute con scrupolo e nemmeno la motivazione di queste morti è chiara, anche se la zona di Ciudad Juárez è conosciuta per il traffico di droga, per la prostituzione, per la condizione sociale estremamente difficile, ma le donne assassinate non sono tutte collegate alla malavita o alla prostituzione, stiamo parlando anche di donne che lavoravano in fabbrica, di studentesse, alcune addirittura minorenni. Nel mio romanzo ho dato un taglio estremamente intimo alla storia perché ogni donna assassinata è una storia, anche se stiamo parlando di grandi numeri, numeri spaventosi, numeri inconcepibili. Ogni donna ha avuto una sua storia, aveva un futuro davanti e questo in situazioni di questo tipo mi piace ricordarlo sempre, perché non diventino un numero, perché non vengano dimenticate, e il senso di questa storia è proprio questo, quello di evitare che queste storie vengano dimenticate, cadano nell'oblio, nella dimenticanza. Come in tutti i miei romanzi è presente un tratto onirico e fantastico che a me serve per entrare ancora di più nella psicologia dei personaggi e per presentarli meglio al lettore. Non mi resta che salutarvi, sperando che vorrete anche voi conoscere meglio questo mio progetto, e alla prossima!